L'irrazionalità sta nell'irrigidire qualcosa e pensarlo come eterno. Ma siccome appunto, tornando a Dio, qui il problema è appunto il rapporto con la legge, che sia la legge della storia, che sia la legge della morale, che sia la legge della fisica, quello che ti pare. Allora, l'atteggiamento corretto, se è vero che il cambiamento è razionale, l'atteggiamento corretto non è mai quello dell'accettazione della legge in quanto legge, ma dell'accettazione della legge se si rivela razionale. Ma se si rivela razionale, si rivela destinata ad essere superata. Quindi, in altri termini, io accetto la legge in quanto ne riconosco la razionalità, ma riconoscendone la razionalità ne riconosco il destino mortale. Quindi voi capite che questo tipo di pensiero è fino in fondo raccogliere quel tema di Kant, no? Kant diceva che cos'è l'illuminismo? È avere il coraggio di pensare. Caspita, qui si ha il coraggio fino in fondo di pensare. E si dice addirittura il pensiero, la ragione è il mutamento. E quindi l'atteggiamento adeguato verso la legge è quello di accettarla se ne riconosco la razionalità, ma nel momento in cui ne riconosco la razionalità, riconosco che sarà superata da altro. Allora capite che quando Hegel per esempio dice che la libertà reale, oggettiva, è lo Stato, non sta dicendo che lo Stato esistente è il regno della libertà, sta dicendo che la libertà acquista effettivamente una forma nelle leggi, nell'ordinamento, nella vita sociale, ma le forme determinate, cioè le singole determinate società, sono le tappe di questo continuo processo di trasformazione. Quindi in sostanza Hegel sta dicendo, guarda, tu non sei libero fuori dal mondo, fuori dalla società, tu sei libero in una società libera. Solo nella società c'è la vera libertà, ma la società non esiste, esistono le società, quindi ogni società è al più una tappa verso di quel processo di liberazione, ma non è mai la conclusione. E a questo punto, con dispiacere di qualcuno, io fumo. Il cambiamento, scusa, il cambiamento tu intendi in generale o a certi livelli particolari? In questo momento mantienilo nel significato generale, poi hai ragione, il problema si pone, ma quando ragioneremo in maniera più dettagliata lo vediamo, però hai ragione nella questione, è molto importante. Dico, sulla base di questo discorso, credo che possa risultare facile capire che cosa aveva in mente Hegel quando diceva che la storia è la scena della rivelazione di Dio. Hegel sta dicendo che la ragione esiste nello svolgersi della storia. E in questo continuo svolgersi della storia c'è il continuo svolgersi e costruirsi della ragione. Questo è Dio. Oh, va da sé che questo Dio, dico, darebbe fastidio moltissimo ai preti, perché no, primo non è nulla di trascendente, secondo è la storia stessa come continuo sviluppo che è razionale. Quindi si afferma la razionalità del mondo, il quale mondo non ha bisogno di prendere una razionalità dall'alto, da Dio, ma ce l'ha in sé. E Dio non è altro che questo svolgersi della razionalità del mondo. Questo è l'ateismo più totale. Questo è l'ateismo più totale. L'ateismo più totale non è quello di chi dice è l'uomo che crea Dio. Perché resta ancora dubbio qual è l'atteggiamento che assumo verso la legge.
Se una volta che ho detto che l'uomo crea Dio, o se volete, che è lo Stato che crea la legge, è il partito che crea la legge, è la scienza che dice la verità, e quindi io resto passivo, accolgo passivamente queste verità, io sono sul piano della religiosità. Avrò il culto della scienza, del partito, di quello che vi pare, avrò ricostruito una religione. La religione è tolta veramente quando io riconosco in sostanza che la razionalità è la storia e che la razionalità è destinata a un continuo ritmo di proprio superamento, non ha mai forme rigide. Capite allora bene perché l'antipatia verso lo Stato? Perché lo Stato è invece è sempre in qualche modo l'affermazione: io, non tu, sono la razionalità, tu devi obbedire. In questo senso della la storia come la scena in cui Dio si rivela e si costruisce, cioè fuori metafora, in cui la ragione si svolge e si costruisce, qui è tutta la storia implicata. Come dire, non ci sono né capi né non capi, è tutto il processo implicato. Allora è chiaro che un'autorità che pretendesse di distaccarsi dal processo e dire io sono la razionalità sarebbe contro questa coralità del processo. Lo Stato è questa autorità che si distacca e che dice io sono la razionalità, io sono la legge. Il superamento dello Stato deve avere a che fare con questo senso forte invece della coralità della produzione della legge. Mi spiego? Grosso modo. Andiamo, questa la valiamo come introduzione. Allora, veniamo più semplicemente alla misera della filosofia. Appunto sembra che la prima lettura sembra che nella misera della filosofia succeda questo. Marx continua in questo pensiero critico che rovescia, però a differenza delle opere precedenti in cui ciò che andava rovesciato era la filosofia speculativa, il nome di una filosofia critica, qui sembra che ci sia questa sostituzione. Quello che va rovesciato è il pensiero economico di Proudhon e il rovesciante sia il pensiero economico di Ricardo. Quindi in definitiva sembrerebbe che si continua nella strada del rovesciamento. Però c'è stato un cambiamento di terreno, non è più la filosofia in questione, ma il pensiero economico. Ora, questo creerebbe dei problemi seri. È perché, voi ricordate, ne abbiamo già parlato e l'abbiamo visto anche, in quello scritto del 1843 pubblicato sugli annali franco-tedeschi, cioè l'introduzione alla critica della filosofia del diritto di Hegel, Marx a un certo punto dice il proletariato deve farsi erede della filosofia classica tedesca, e lo dice a conclusione di un discorso che schematicamente è questo, no? La filosofia perde il carattere speculativo quando si rende conto delle radici storiche, sociali che ha, ma contemporaneamente il movimento storico, sociale deve salire fino ad assumere come propri i bisogni della filosofia. Cioè, in parole povere, la filosofia deve riconoscersi nella propria mondanità, nella propria storicità, ma il movimento storico deve raffinare la propria coscienza fino ad accogliere, a sentire come propri le esigenze che la filosofia porta avanti.